Che cos'è una telecamera panoramica? Ultimamente hanno preso campo le telecamere fisheye, le telecamere che installate in un determinato punto, magari a soffitto, sono in grado di darci, grazie a una particolare ottica, detta appunto occhio di pesce, una visione a 360 gradi, tramite un algoritmo software di dewarping, cioè di deformazione. Questa telecamera è poi in grado di fornirci più streaming appiattiti, restituendoci quindi le immagini di una comune telecamera. Il limite di una fisheye è che a partire da una risoluzione globale di 5, 6, 7 megapixel restituirà singoli streaming con una risoluzione molto più bassa, perché appunto abbiamo delle porzioni dell'immagine principale, per cui andiamo comunque ad ottenere un risultato abbastanza deludente se paragonato a delle telecamere di pari risoluzione fisse montate negli stessi punti. È chiaro che attualmente, visto la crescente richiesta di fisheye, il costo di una singola fisheye è minore rispetto a quattro telecamere, o comunque quasi uguale, ma dal punto di vista impiantistico il costo chiaramente scende, perché abbiamo 4 cavi in meno, abbiamo le micro SD in meno, abbiamo switch boy più piccoli, insomma abbiamo la possibilità impiantisticamente di lavorare in maniera molto più semplice. Un discorso completamente diverso è rappresentato dalle telecamere panoramiche. Le telecamere panoramiche, esattamente ragionando con la stessa logica con cui voi fate le foto panoramiche con l'iPhone, sono telecamere che hanno una piattaforma hardware tale per cui hanno uno spazio capace di ospitare più telecamere da 2, da 3 megapixel, una appaiata all'altra, mentre l'algoritmo software a questo punto non deve appiattire alcunché, ma deve unire, come se fossero un unico pannello, tot riprese di queste telecamere, fornendo quindi un'immagine che risulterà la somma delle singole immagini, delle singole telecamere che compongono la panoramica. Sono oggetti che chiaramente per adesso trovano spazio in applicazioni, solo in videosorveglianze particolari, mi viene in mente gli stadi, però chiaramente dobbiamo addrizzare le orecchie perché potrebbero essere interessanti per tanti tipi di applicazioni, oppure a volte semplicemente potrebbero risolverci il problema a cui noi non pensiamo. Una telecamera panoramica è quindi una somma di telecamere che ci permette di eliminare il discorso del dewarping, a cui invece saremo vincolati con le fisheye. Quando ho parlato delle telecamere fisheye mi sono raccomandato una cosa, e questa raccomandazione vale anche oggi per le telecamere panoramiche: non si sceglie questo prodotto né per risparmiare fatica, né per risparmiare cavo, né per risparmiare sul prodotto, ma per far fronte ad esigenze impiantistiche specifiche. La fisheye, nello specifico, a volte può essere utile negli angoli laddove non abbiamo la possibilità di realizzare un cablaggio, o può essere utile per andare a svelare gli angoli ciechi di due o tre postazioni fisse. Questo è per fare un esempio. Per le telecamere panoramiche il discorso è esattamente lo stesso. Vanno utilizzate laddove abbiamo un'esigenza impiantistica specifica, un capitolato, piuttosto che degli spazi o delle aperture talmente grandi che ci obbligherebbero altrimenti ad usare molte 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 telecamere. Dateci un'occhiata, scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi le ha già utilizzate e in che contesti. Mi piacerebbe avere qualche esempio pratico che io purtroppo non posso fornire, e grazie per averci seguito. Ciao!